Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, voglio darvi qualche consiglio per completare la quest esotica Lamento Perduto e ottenere quindi la spada esotica Lamento. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Tornando alla quest, sapete che per completarla dovrete aver finito le tre questline ottenibili alla fine della campagna dall'ignota Zavala e Varix. Per ottenere l'impresa dobbiamo innanzitutto andare da Banshee, che ci richiederà di trovare tre exomorti sparsi per Europa. In totale sul pianeta ce ne sono 9, in queste clip ve ne faccio vedere 3 che sono molto semplici da trovare. Per il primo andiamo al promontorio di Cadmo, appena entrati venendo da Varix sulla sinistra troveremo il primo corpo sopra un ghiacciaio. Per il secondo andiamo all'abisso di Asterion e avviciniamoci alla struttura Vex sulla destra. Qui, in fondo ad un cumulo di neve, troveremo un altro corpo. L'ultimo si trova nelle rovine del Vespro. Avviciniamoci alla parte alta, quella da cui si entra nella cripta, e accanto al portellone troveremo l'ultimo Exo. A questo punto la quest ci richiederà di trovare una testa gigante di Exo nell'Exoscienza Bray. Per trovarla, entrate dal promontorio di Cadmo e, raggiunta questa grande stanza, prendete la porta sulla destra, che fino alla settimana scorsa era chiusa. A questo punto seguite la strada, attivate il waypoint sulla mappa e raggiungerete la testa. Dovrete attivare l'IA 2 volte. Lascio però a voi scoprire i dialoghi che secondo me sono molto interessanti. Parlato con la testa dovete dimostrare il vostro valore, iniziando ad uccidere 100 Vex e 20 Minotauri o Ciclopi o Idre con la spada. Per andare velocemente vi consiglio il settore perduto perdizione al promontorio di Cadmo. Qui troverete parecchi nemici e 4 Minotauri, considerando che i nemici gialli, quindi l'Idra iniziale e il boss, non vengono contati. Un consiglio è uccidere i minotauri con l'attacco pesante, questo perché altrimenti rischierete di togliergli lo scudo e ucciderli con l'esplosione, non contandovi la kill con la spada. A questo punto, se non avete completato le questline di cui vi avevo parlato prima, non potrete proseguire. Questo perché dovrete ottenere l'impresa di Varix che vi permette di accedere alle sfide Exo, attività da completare per il prossimo step. Le sfide sono segnate sulla mappa e si startano dalla solita stanzone dell'Exoscienza. Quella di questa settimana funzionerà in modo simile allo step introduttivo del raid. Dovrete quindi passare di lanterna in lanterna per non congelare, con la differenza che i nemici uccisi rilasceranno delle particelle in grado di eliminare uno stack di freddo pungente. Completata la sfida vi verrà chiesto di uccidere Vex con le mosse finali. Di base queste sono 50, ma i nemici potenti forneranno progressi maggiori. In ogni caso, in un settore perduto perdizione, dovreste averle tranquillamente completate. Dovrete ora recuperare i pezzi della spada nell'assalto del ponte di vetro. Startatelo quindi dalla mappa di Europa e completatelo normalmente. Alla stanza del boss, oltre alle due idre però, spawnerà un'arpia trascendente che una volta uccisa dropperà i pezzi che vi servono, senza dover necessariamente finire l'assalto. Parlato quindi con Banshee, dovrete ispezionare un bunker segreto di Clovis Bray, che altro non è se non il settore perduto a rovine del Vespro, a cui si accede passando da questa struttura centrale. Ucciso il boss, aprite la cassa e otterrete i progetti della spada. L'ultimo step ci richiederà di completare una missione poco più in là nel Vespro, e una volta ottenuta la spada, di parlare con Banshee per completare l'impresa. Detto ciò, potrete andare in giro brandendo il vostro lamento. Se però volete un parere al riguardo, sapete che nei prossimi giorni uscirà sul canale la recensione dell'arma nel dettaglio. Quindi ragazzi, io spero che il video sia stato utile, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.